Il diabete mellito è una malattia cronico-degenerativa che è caratterizzata dall'iperglicemia, che significa un aumento del tasso di glucosio nel sangue. È una malattia che spesso è asintomatica, per cui è importantissimo fare sensibilizzazione, perché attualmente nella popolazione generale già il 20% delle persone ha il diabete senza saperlo. Il problema è che il diabete può dare delle complicanze croniche, quindi colpire gli occhi, il cuore, i reni e gli arti inferiori. Quindi è importantissimo appunto fare una diagnosi che sia il più precoce possibile prima di arrivare appunto a queste complicanze. Esistono diversi tipi di diabete. Diabete di tipo 1, che è una malattia autoimmunitaria. L'organismo cioè crea degli autoanticorpi contro alcune cellule che sono situate a livello del pancreas, si chiamano beta cellule e sono quelle deputate alla produzione di insulina. In questo caso vengono distrutte le cellule, per cui è necessario iniziare la terapia insulinica proprio per poter sostituire quella che è appunto la funzione del pancreas. Il diabete di tipo 2 invece è una malattia metabolica che è caratterizzata dalla presenza dell'insulina, che in parte può essere ridotta e dall'altra parte invece funziona molto poco. Ci si parla cioè di insulinoresistenza. Quindi in questo caso è importante soprattutto fare attenzione a quello che è lo stile di vita, perché ci sono dei fattori di rischio che possono appunto fare precipitare questa situazione. Esistono poi il diabete gestazionale, che è quello che compare nella donna proprio durante la gravidanza, nelle donne a rischio, oppure diabete che è secondario ad altre condizioni, quali delle malattie genetiche, malattie endocrine, oppure secondario a utilizzo di farmaci, di alcuni farmaci, quali per esempio il cortisone, oppure successivamente a interventi chirurgici. È importante fare sensibilizzazione e quindi fare in modo che la popolazione faccia appunto degli esami per poter individuare il diabete prima che questo dia dei danni. Quindi, soprattutto se ci sono dei fattori di rischio che possono essere modificabili o non modificabili, e tra quelli non modificabili abbiamo ad esempio la familiarità oppure l'età o l'etnia, se noi abbiamo poi degli altri fattori che sono modificabili, tipo uno stile di vita scorretto, il fumo di sigarette, la sedentarietà, è bene appunto riuscire a controllarli. È importante che le persone che hanno per esempio un familiare di primo grado che è affetto da diabete mellito, al di sopra dei 40 anni, misurino almeno una volta l'anno la glicemia e l'emoglobina glicata, che sono i due esami che ci possono indicare se è presente o meno il diabete. Questo proprio perché in questo modo possiamo evitare quelle che sono le complicanze. E oltretutto le persone che sono ancora più a rischio sono quelle che, oltre ad avere la familiarità, possono avere delle patologie associate, quali per esempio l'ipertensione arteriosa, la dislipidemia, quindi un aumento del colesterolo o dei trigliceridi, e oppure il sovrappeso o l'obesità. Quindi sono tutti dei fattori che devono essere controllati.